Buongiorno! Sto leggendo questo libro, Guida completa alla sindrome di Asperger, guida 1, guida 2. I bambini con sindrome di Asperger presentano le seguenti caratteristiche. Vediamo se hanno a che fare con te. Ritardo nella maturità e nel ragionamento sociale. Questo è vero. Empatia immatura, bambini. Vero anche questo. Immatura perché dici che col tempo poi migliora. Col tempo migliora alla grande. È quando si è bambini che è immatura. Il bambino la vuole, la cerca. Empatia reciproca. Però, anche tu, bambino, fai fatica a capire del tutto i sentimenti dell'altro. Questo è verissimo. Da bambino non capivo proprio i sentimenti dell'altro, facevo una grandissima fatica a capirli. E quindi sì, empatia immatura. Difficoltà a farsi amici e frequenti prese in giro da parte degli altri bambini. Anche questo è vero. Infatti per gli amici ti sei addirittura creato un amico immaginario e sei anche stato vittima di bullismo. Abilità linguistiche insolite che comprendono vocabolario e sintassi avanzate, ma ritardo nelle abilità di conversazione e tendenza ad essere pedanti. Pedanti cosa? Pedanti è un po', per esempio, quando mi vieni vicino e mi parli per circa un'ora e mezza ininterrottamente delle catenelle dei bagni e degli impianti di ventilazione. E quindi è come quando tu mi dici ininterrottamente per un'ora e mezza tutte le cose che devo fare. Ecco, quello che dicevo è che in effetti a livello di sintassi tu sei molto bravo, più di me. Sì, è vero. Essere affascinati da un argomento inusuale per intensità o profondità. Inusuali che si... Sono argomenti a cui la maggior parte delle persone non si interessano particolarmente. Tantissime persone si interessano al calcio. Dimmi argomenti che ti interessano di più in assoluto. O di cognomi. E di ogni cognome cosa sai? Dove è nato, dove è diffuso, tutte le declinazioni, la sua origine, il suo significato. Altre passioni che hai? Interruttori, ventole d'aspirazioni e rubinetti d'acqua. E mi ricordo che nella vecchia casa, vicino al rubinetto generale, quando l'acqua iniziava a girare, faceva andare ah, poi il contatore della luce. Difficoltà a mantenere l'attenzione in classe. Sì. Questo è verissimo. Bisogno di assistenza per alcune abilità di cura di sé e competenze di organizzazione. Anche questo è vero. Ricordiamo ad esempio il tuo barbiere di fiducia. E che un giorno imparerai a fare completamente da solo. Certo che sì, certamente. Ho fiducia in te. Sì. Dammi una mano, a fare fatto. Sì. Farai tutto da solo. Sì. Anche la barba. Anche la barba? Quella è l'unica cosa. Preferisco andare dal barbiere a farmela fare perché mi piace di più, mi diverte di più, mi rilassa di più. Ma non ce li ho! Ti pago con la stima. Goffaggine nell'andatura e nella coordinazione. Suonavo la batteria, ero coordinatissimo. Confermo, sei coordinato. La goffaggine nell'andatura, un pochino, ogni tanto. Ultimo punto. Sensibilità a suoni, odori, consistenze o all'essere toccati in modi specifici. Odori nel mio caso no, ai suoni e come se sono sensibile. Però non a tutti i suoni, perché per esempio la musica ad alto volume ti piace tantissimo, ma i suoni forti, i botti, per esempio, ti danno terribilmente fastidio, vero? Sì, o mi spavento o faccio oh! In base al decibel del colpo. Quindi quando senti pum! Oh! Pum! Oh! Pum! Oh! E a essere toccati in modi specifici? Questo non ti dà fastidio? Mi sembra che abbiamo scoperto cose in più sull'Asperger e io ho molte cose in comune con te, tra l'altro. Grazie. Ma chi non le ha? Grazie, arrivederci. Arrivederci, fratello. Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.